Ragazzi, prima che inizi il video, io ci tengo a dirvi che è un video a cui tengo molto, è molto importante perché è una svolta che provo a dare al canale, quindi voglio già da subito che voi lasciate un bel pollicione verso l'alto, provate anche magari a condividere, a lasciare un commento, fatemi sapere, ma soprattutto guardatelo tutto. Ci tengo davvero, davvero tanto, ragazzi, non deludetemi, ci troviamo nel video e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Bella a tutti ragazzi, sono Medino e bentornati qua sul mio canale con un nuovo video. Siamo tornati ragazzi oggi con un commentary. È davvero da tantissimo tempo che non faccio un commentary su mio gameplay, ma oggi ci tenevo particolarmente in quanto vorrei che oggi fosse l'inizio, diciamo, non dico di una nuova era, non voglio esagerare, ma di qualcosa che pian pianino diventi più grande e che cambi un po' questo periodo, che sia un video un po' di una svolta. Quindi cerco di darla con questo video e spero che voi che lo guardiate riusciate a comprendere il messaggio e anche voi a partecipare in modo attivo a questa piccola svolta che voglio dare al mio canale. Allora, come sapete, tra 3-4 giorni, oggi che voi vedete il video è martedì, quindi venerdì, tra 3 giorni uscirà la beta di World War 2. Quindi automaticamente, ragazzi, io sarò, non dico costretto, ma felicissimo di farlo e mi sentirò obbligato con tutto il cuore a farlo, portarvi tantissimi video su questa nuova beta che a mio parere si preannuncia davvero molto interessante e che può dare tanto sia al mio canale sia anche a voi, dato che proverò a darvi più consigli possibili con i miei video. Allora, come vedete, la partita oggi la sto giocando con un nuovo account. È la prima volta che creo un account che sono seriamente intenzionato ad utilizzare su PS4, ne avevo creati un paio che poi però non ho utilizzato particolarmente. Questo account l'ho chiamato Sickboy Midino. Sickboy, per chi lo sapesse, per chi non lo sapesse, è un personaggio di un film che mi è piaciuto particolarmente. Ho apprezzato il personaggio, mi piaceva anche il nome, quindi ho deciso di mettermelo nel nickname e penso che utilizzerò questo account anche sulla beta. In quanto è un account nuovo, libero, io vi chiedo se potete mandatemi richieste, ma sapete che non le accetterò, non lo dico con antipatia, solo che me lo sono creato praticamente nuovo per il semplice motivo che non volevo avere tutti gli inviti e cose che ho su tutti gli altri account, quindi anche se voi mi manderete la richiesta non ve l'accetterò, e questo, come già detto, non ve lo sto dicendo con superbia o arroganza, semplicemente voglio un account dove io possa giocare in modo tranquillo senza avere nessuno che mi invita ogni 3x2, senza avere gente che mi join in lobby, quindi non accetterò nessuno se non magari i miei amici con cui gioco in real o comunque anche i miei amici sulla play e mio fratello. Quindi non mettetevi a insistere, posso mandarti la richiesta perché, come detto, non voglio deludervi. Quindi ragazzi, quali sono questi nuovi piani che io mi sono posto? Allora, sicuramente cercherò di fare di tutto per portare maggiori video, cioè maggiore intensità di video, non tanto come quantità quanto più come qualità, in quanto nell'ultimo periodo mi sono reso conto che la qualità dei miei video stava un po' andando scemando, e questo non lo dico perché voglio dar ragione agli haters o voglio fare il finto buonista, il finto modesto, ecco, lo dico per il semplice motivo che nell'ultimo periodo non avevo tantissime idee, non riuscivo ad esprimere al meglio il mio concetto di fare video su YouTube, perché non avevo molte alternative, non avevo molti video da fare, però sicuramente non ho espresso al massimo ciò che potevo dare, per ragioni sia del gioco, che non mi offriva molto, sia anche di tempo, vacanze e cose simili, che comunque in parte impedivano ciò che io potevo dare a voi. E adesso ragazzi, da quando uscirà la beta, che durerà più o meno 2 settimane, io farò davvero di tutto per portarvi più video possibili. Io non vi dico che vorrò fare 2 video al giorno per forza, perché poi magari si rischia di non mantenere il patto, però ho come obiettivo minimo di fare almeno 1 video al giorno e provare ogni tanto a buttarci dentro anche il secondo, perché potrebbe essere sicuramente un motivo di interesse fare 2 video sia per me sia per voi. Magari avevo intenzione di fare un live, non so, sia quelli da un'ora sia anche un live normale, alternato magari alle 6 con un video di consigli dove vi consigliavo quelle che secondo me erano le migliori armi, come giocare al meglio, come divertirsi di più, e quindi qualche consiglio un po' tecnico-tattico riguardo al nuovo videogame che uscirà.
Poi ragazzi, cercherò quando finirà la beta di continuare ancora un po' con i video di World War 2, in quanto magari mi metterò da parte dei gameplay, però quando smetterò di fare video sulla beta, quindi da quando io avrò una specie di passaggio dalla beta di nuovo ai vecchi COD per poi ritornare al gioco completo di World War 2, cercherò di fare un passaggio per Black Ops 3, cercherò di sfruttare tanto Black Ops 3, che è stato il gioco in cui tantissimi mi hanno seguito e quindi mi sembra abbastanza logico dover fare di tutto per provare a portarvelo il più possibile, sperando che vi possa fare piacere. Comunque non vi ho introdotto molto la partita, ero a livello 6 a inizio partita, quindi non avevo nessun'arma proprio overpowered, stavo giocando con l'Weevil, con cui comunque mi sono trovato relativamente bene, devo dire. E alla fine ho fatto 40 kills su Deathmatch, è stata una partita un po' condizionata anche da un piccolo periodo dove i nemici avevano un po' quittato, erano usciti, quindi non ne trovavo molti, ma poi alla fine, soprattutto in questo frangente di partita, sono riuscito a fare un bel po' di kills che mi hanno poi portato a fare le 40, anche se a un certo punto non ci speravo più. Quindi ragazzi, io spero davvero tantissimo che voi siate d'accordo con questa mia scelta di tornare, provare a cambiare, provare a tornare più forte di prima, perché ci tengo davvero davvero molto a tornare come era una volta, ad avere di nuovo il riscontro di una volta, ma soprattutto a divertirmi una volta come una volta a fare video. E spero che per voi sia lo stesso. Quindi io voglio per forza che voi mi lasciate un commento facendomi sapere se siete anche in parte contenti di questo fatto e se aspettate i miei video su World War 2 anche con un po' di frenesia, ecco, se siete pronti, se siete carichi, voglio vedere appunto da parte vostra un po' di carica che date, perché ci tengo davvero davvero tanto, per me è molto importante che mi facciate vedere il vostro sostegno. Ragazzi, il video sta giungendo al termine, io spero che vi sia piaciuto, se è così mi raccomando lasciate un bel pollicione verso l'alto, un commento e se non lo siete ancora iscrivetevi al mio canale, per oggi da Mirina tutto e bella! Artiglieria mobile vittoriosa!